Partita a crocevia per il Campobasso Calcio, che nella 25esima giornata ospita in casa la rivelazione del campionato. Quel Castelnuovo Romano che per intere giornate ha lasciato i molisani con il fiato sospeso, imponendosi alla testa del girone grazie anche alla sconfitta rifilata agli uomini di Cudini all'andata. Nonostante il ridimensionamento al quarto posto, la squadra di Fabio Guido è avversario pericoloso e mister Cudini lo sa. Proprio per questo motivo schiera a partire dal primo minuto l'artiglieria pesante guidata dal tridente di ferro Cogliati, Esposito e Vitali. Alle loro spalle le chiavi del centrocampo vengono affidate all'esperienza di Bontà, supportato dai compagni di reparto Candellori e Sbardella. Fabriani, Van Zan, Ladu e Menna completano il reparto arretrato con Raccichini chiamato tra i pali. Il Campobasso mostra subito gli artigli al quarto del primo tempo, complice un calcio di punizione affidato ai piedi di Ladu. Il numero 4 prende la rincorsa breve e prova a concludere direttamente in rete sfiorando il palo. Tre minuti più tardi ci pensa Esposito a ravvivare la situazione, piazzando in aria un buon pallone. Purtroppo per il numero 10 però nessuno dei suoi raccoglie l'invito e la situazione si raffredda. Il Castelnuovo prende progressivamente coraggio e dopo aver raddrizzato il suo gioco diventa pericoloso al 14esimo, quando Emili prova la conclusione dalla distanza. I suoi applaudono il gesto, ma il pallone finisce alto. La risposta del Campobasso arriva al 22esimo, quando Vitali fa salire la squadra e scarica in favore di Esposito, che è bravo ad ubriacare la difesa avversaria e insinuarsi tra le maglie. Il tiro viene intercettato da Natale, ma incontra il piede di Foglia, che nel tentativo di disinnescare calcia nella sua porta. Al 33esimo è ancora una volta Esposito a rendersi protagonista pericoloso, con una gran palla che finisce al lato di un soffio. Nemmeno un minuto più tardi è Bomber Cogliati a tentare l'affondo, clamorosamente però anche il suo tentativo si traduce in un nulla di fatto. Al 37esimo il fantasista di San Martino in Pencilis entra in aria e manda in tilt la difesa. Troppo defilato per concludere, appoggia all'indietro in favore di Candellori, che nonostante la prateria aperta davanti a sé non trova lo specchio della porta. Il numero 10 sembra proprio in giornata, perché l'ennesimo affondo rosso-blu passa ancora una volta per i suoi piedi. L'attaccante scavalca ancora la difesa dei neroverdi e prova la conclusione, il tiro però manca di mordente e il pallone finisce nella morsa di Natale. Nei 7 minuti di recupero necessari dopo lo stop causato dal malore di uno dei guardialinee, il Castelnuovo vive l'illusione del pari, ma il gol viene annullato perché viziato, secondo il direttore di gara, da una posizione di fuorigioco. Nei restanti minuti c'è giusto il tempo per l'ultimo brivido, firmato di nuovo Castelnuovo, con D'Egidio che sfiora il palo. Le squadre tornano in campo per disputare il secondo tempo, che però ci mette un po' per entrare realmente nel vivo, con le contendenti che per i primi 10 minuti si studiano senza farsi pericolose. La prima azione degna di nota è ancora appannaggio dei rossoblù. Una buona trama degli uomini di Cudini fa salire la squadra e consente a Bontà di concludere un tiro a giro velenoso. Purtroppo per lui però Natale è lesto ed agguanta il pallone in un tempo. Pochi minuti più tardi Van Zan calibra i piedi ed appoggia con un cross in favore di Vitali. La sua conclusione finisce di poco fuori. Al 19esimo 3 contro 3 per il Campobasso in contropiede, con Esposito a favorire l'insaccata di Cogliati, che prova la conclusione trovando però in opposizione il corpo di Natale. Il rimpallo alla fine favorisce il numero 9, che non potendo provare la conclusione offre il pallone di nuovo al numero 10. Il compagno di reparto aggiusta la posizione e beffa il portiere dei neroverdi insaccando il 2-0. Nemmeno il tempo di respirare che i molisani trovano subito la strada del 3-0. Esposito, ispiratissimo sulla fascia, lancia un buon pallone al centro dell'area avversaria. Bontà intercetta di testa e Cogliati deve metterci solo lo squillo finale per firmare la rete. La giostra del gol del Campobasso però non ne ha abbastanza e quando siamo al 35esimo, complice un calcio di rigore, si aggiunge alla lista anche di Domenico Antonio, che freddo tu per tu con Natale firma il 4-0. Dopo la goleada i molisani chiudono bene gli spazi e impongono il loro gioco ad un Castelnuovo che a questo punto non ha nemmeno più la forza di reagire. Il risultato è infatti pesante e consegna 3 punti importantissimi al Campobasso, che può così continuare la sua esperienza da capolista solitaria a quota 53 punti. Salutatelo!